Questo video è offerto da... Eccoci qui, ben ritrovati a un nuovo appuntamento del Punto. Oggi siamo in compagnia del comandante del Corpo di Polizia Locale di Melilli, dottor Claudio Cava, ben trovato. Ben trovato a lei. È di dominio pubblico ormai la notizia del provvedimento emanato dal Comune di Melilli, guidato dal sindaco Giuseppe Carta, per contrastare quello che è un fenomeno fastidioso e sempre più frequente come quello dell'abbandono dei rifiuti. Dottor Cava, un provvedimento necessario per contrastare un fenomeno che è sempre più frequente? Si tratta di un provvedimento che si è reso necessario proprio per contrastare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti. Consideri che esistono già dei regolamenti comunali che contrastano questo genere di atteggiamenti odiosi, a mio modo di vedere, che però hanno delle sanzioni amministrative troppo blande. Quindi si è pensato di voler incrementare e alzare il tiro sulla sanzione amministrativa e sulla sanzione accessoria, che poi sarebbe il sequestro, la confisca, finalizzata alla confisca del veicolo, per chi abbandona i rifiuti in strada. Vogliamo analizzare il provvedimento nei suoi punti essenziali? Sì, principalmente quello che è stato fatto è stata appunto elevata questa sanzione accessoria. Possiamo dire che sulle strade periferiche più che altro avviene che il cittadino che non differenzia il rifiuto fa prima ad abbandonare il cosiddetto sacco pieno di qualunque genere di rifiuti all'esterno del centro abitato. Quindi tramite anche il posizionamento di fototrappole stiamo cercando di monitorare tutta la cintura esterna all'area abitata, insomma, dove ci sono stati dei fenomeni di abbandono dei rifiuti, procurando soprattutto delle microdiscariche. Ecco, in effetti questo provvedimento è stato emesso proprio in funzione della lotta alla microdiscarica. Quali sanzioni verranno comminate ai trasgressori? Ci sarà una sanzione amministrativa pecuniaria, ma soprattutto una sanzione accessoria che porterà alla confisca del veicolo, cioè il veicolo che è stato usato proprio per l'abbandono del rifiuto, che possa essere un caravan, un'autovettura, un furgone, una moto, insomma, qualunque cosa che è servita all'abbandono del rifiuto. Secondo lei potremmo definire criminale un atteggiamento del genere come quello di gettare un rifiuto che potrebbe essere anche pericoloso per la comunità, per l'ambiente? Io ritengo di sì. Io penso che principalmente noi dovremmo pensare a chi facciamo del male. Cioè, chiunque abbandona un rifiuto per strada non solo è un atteggiamento criminale nei confronti della comunità, ma soprattutto nei confronti di se stesso. Cioè, chiunque ha questo atteggiamento nei confronti dell'ambiente è da ritenere un criminale. Quindi un atto anche irresponsabile? Assolutamente sì. In che modo verrà coinvolta il corpo della polizia locale? Che, insomma, tra le tante emergenze, le tante problematiche, questa dei rifiuti, della gestione, dell'abbandono dei rifiuti, si va ad aggiungere ad altre emergenze. Consideri che il corpo di polizia locale ha come fra le sue corde proprio la polizia ambientale, quindi sostanzialmente quello che facciamo noi come priorità è proprio il contrasto a questo genere di atteggiamenti, a questo genere di violazioni. Come gli altri corpi di polizia potremmo intervenire in questa situazione con le stesse competenze. Certo, c'è da dire che sarà creata una squadra ad hoc da parte di questo corpo di polizia locale che contrasterà questo genere di atteggiamenti. Sempre in coordinamento con le altre forze dell'ordine, con le altre forze di polizia. Ma consideri che quasi tutte le nostre attività sono in coordinamento con le altre forze di polizia.
cerchiamo comunque di condividere ogni azione, anche perché il territorio è vasto e non riusciremmo a coprirlo con le nostre risorse. Vogliamo rivolgere un appello ai cittadini affinché questo fenomeno diventi, diciamo, sempre meno frequente e quindi quasi estinto? Ma ci possiamo provare, perché il cittadino spesso non ha lungimiranza, nel senso che non pensa che il proprio atteggiamento possa nuocere alle generazioni future. L'appello è quello di evitare in questa situazione questo genere di atteggiamenti, perché danneggiano non solo l'ambiente, ma vanno a danneggiare soprattutto la vita dei nostri figli. Quindi io ritengo sia necessario intervenire in questo caso, anche per noi non ci divertiamo a confiscare veicoli. Però, perché ogni veicolo sequestrato è un costo che si aggiunge agli enti locali. Più che altro ogni qualvolta viene confiscato un veicolo, si potrebbe essere confiscato e poi donato alle pubbliche amministrazioni, questo sì. Cioè il veicolo che viene confiscato potrebbe essere utilizzato dalle pubbliche amministrazioni per le loro attività. Il discorso è che non si dovrebbe arrivare al punto di dover confiscare un veicolo per evitare che un cittadino abbandoni i propri rifiuti solidi urbani in pubblica via o comunque nelle campagne. Bene, auspicando questo cambiamento, perché è un cambiamento che dovrebbe partire dal nostro senso civico. Soprattutto. Non è soltanto, non si possono combinare solo delle pene per far rispettare la legge, ma dovrebbe esserci un maggiore senso civico da parte del cittadino. Quello sicuramente, però posso dirle che dall'esperienza che ho maturato in questi anni, quando si ha la certezza della pena, il cittadino tende sempre a rispettare le norme e la legge, ma ci vuole certezza. Bene, comandante, noi la ringraziamo per essere stato nostro ospite. Grazie a voi. E noi vi rimandiamo a una prossima puntata del Punto, sempre su WebMart, la nuova frontiera della televisione.